Ragazzi, come alcuni video, in questo video vi faccio vedere un progettino do it yourself, appunto fai da te, e insieme andremo a modificare il copri interruttore, appunto la parte che sta intorno all'interruttore della luce che abbiamo insomma tutti in casa. E per farlo useremo i semplici smalti per unghie. Esistono davvero tantissimi tipi di copri interruttori, ci sono di coccio, di plastica, decorati, insomma, davvero tantissimi tipi. Io in casa ho quelli bianchi semplici, appunto quello di cameretta mia volevo renderlo un po' più particolare. Per decorarli potete utilizzare degli smalti magari che non usate più, che comunque non vi piacciono, mentre nel mio caso userò il mio preferito, appunto quello lilla, color glitch, che si intona perfettamente con le pareti di cameretta mia. Dopo averlo pulito attentamente per non lasciare appunto nessun residuo di sporco sopra il copro interruttore, io vado a prendere alcune misure con un matita e un dighello, perché voglio appunto, all'inizio volevo fare tre striscioline di colore, mentre poi ho deciso appunto di dividerlo soltanto in due, fare la parte esterna che farò appunto colorata, più grande, mentre la parte interna che lascerò bianca, farla appunto più stretta. Questo insomma decidete un po' voi come farlo, se volete decorarlo dividendolo in parti, o se volete colorarlo appunto tutto, insomma potete davvero sbizzarrirvi. Una volta appunto prese le mie misure, vado a prendere dello scotch trasparente e vado a farmi appunto le linee che devo colorare per farle più precise possibili. Una volta applicato tanto lo scotch, vado a prendere appunto il mio smalto, che userò appunto questo il lila di Kiko, e vado a colorare tutta la parte esterna. A me mi ci sono volute tre passate per rendere il colore omogeneo su tutte le parti. Successivamente decido anche di colorare tutte le parti laterali del mio copri interruttore. Una volta che tutto lo smalto è asciutto, vado a rimuovere lo scotch e adesso bisogna colorare la parte interna. Io all'inizio avevo deciso di farla con uno smalto glitterato, con dei piccoli glitter viola e blu, proprio appunto ho deciso di non farlo con glitter perché non mi piaceva. E invece ho deciso di passarla con lo smalto sfosforescente, appunto è uno smalto trasparente che però appunto al buio si illumina. Di entrambi gli smalti trovate la review sul mio canale, ve la lascio qui nel video se appunto può esservi utile. Dello smalto fosforescente ho fatto tre passate e non c'è stato bisogno di mettere di nuovo lo scotch nella parte viola perché comunque essendo trasparente anche se sono andata un po' storta non si vede, mentre se appunto fate magari con un colore più colorato vi consiglio di applicare lo scotch una volta che è completamente asciutto sulla parte lilla o comunque sulla parte che avete fatto voi di qualsiasi colore, così che sarete appunto precisi. Adesso che è tutto asciutto potete decidere se appunto fare altre decorazioni, magari se siete bravi a mano libera potete disegnare dei fiori o qualsiasi altra cosa, o magari anche applicare delle cose per le unghie, strass, glitter, decorazioni di qualsiasi tipo. Però appunto io decido di lasciarlo così semplice perché essendo soltanto l'unico della casa non mi va di appesantirlo troppo, ma renderlo soltanto appunto un po' colorato in questa maniera. Quindi procedo applicando uno smalto trasparente su tutta la superficie, così che da proteggere il colore. Una volta che tutto è asciutto potete applicarla sopra il vostro interruttore. Potete anche decorare proprio l'interruttore stesso, perché se non sbaglio in alcuni appunto si possono rimuovere le parti che ci sono sopra e quindi si possono anche quelle decorare. Cosa molto bella è che comunque possono essere cambiati in qualsiasi momento, perché comunque essendo smalto con un po' di acetone e un po' di pazienza si rimuove tanto lo smalto. Io la trovo un'idea davvero carina e spero che questo video vi sia stato utile. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!